Ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio. Oggi sono entusiasta di farvi vedere questa qua, che è la floppy board 3.1. Se non sapete cosa sono le floppy board, beh, sono delle schedine che sto sviluppando come alternativa economica e valida ad Arduino. In questo video vi farò vedere le nuove funzionalità della floppy board 3.1, quindi non perdiamo tempo e sigla! Prima di vedere la floppy board 3.1, facciamo un viaggio nel passato e vediamo le versioni precedenti. Le precedenti versioni della floppy board erano delle schede con alcune limitazioni. Ad esempio, la prima versione era troppo grande e non ci stava su una breadboard. In più, aveva un'uscita di 3 volte invece che 3.3. Poi, le prime due versioni avevano la necessità di dover essere collegate all'ST-Link per poter caricare il firmware. Infine, si potevano alimentare esclusivamente dal pin VIN, che non su tutte le applicazioni può essere comodo. Ma tutte queste limitazioni mi hanno ispirato a sviluppare una nuova versione migliore, la floppy board 3.1. La floppy board 3.1 offre diverse caratteristiche interessanti, tra cui il solito STM32 utilizzato anche nelle versioni precedenti, ovvero l'STM32G030F6P6, che può essere sostituito dal più capiente STM32G031F8P6, che ha 64 KB di flash invece che 32. Questo nuovo microcontrollore, oltre ad aver più memoria e quindi ci permette di caricare firmware molto più grossi, ha anche molti moduli interni in più rispetto all'altra versione. Ma la vera novità è una comoda porta USB di tipo C per la programmazione e la comunicazione direttamente con il PC senza dover passare dall'ST-Link. In più ho aggiunto anche tutta la circuiteria necessaria per collegare una EEPROM esterna, molto utile in quei progetti che si necessita di avere una memoria permanente, ovvero che non si cancelli una volta staccata l'alimentazione. Per comprendere appieno le innovazioni apportate, effettueremo un confronto diretto tra la versione precedente e la floppy board 3.1. Scopriremo come quest'ultima supera la sua controparte più vecchia in termini di versatilità e facilità di programmazione. La presenza della USB-C è stato l'upgrade definitivo, in quanto ora permette di programmare direttamente la scheda con un qualsiasi cavetto con formato USB-C, che ormai abbiamo tutti a casa grazie ai nostri telefoni. Per poter caricare il firmware via USB è stata fondamentale la presenza del bootloader, integrato del microcontrollore, che permette di programmare la flash con diversi protocolli di comunicazione seriale. Nel caso della floppy board ho usato il modulo UART, quindi con il classico RX e TX che sono come il pin 0 e 1 di Arduino. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se vi farebbe piacere avere un tutorial su come utilizzare il bootloader di microcontrollori STM32. Bene, torniamo al video. Quindi, a differenza della prima e della seconda versione, ora è possibile programmare via USB la floppy board, ma ho anche lasciato il connettore per collegare un ST-Link, in quanto per il debug e per la programmazione via STM-Qbide è ancora necessario. La seconda modifica è stata ancora una volta il form factor. Anche in questa versione la scheda ha cambiato forma e è diventata ancora più stretta e leggermente più lunga. Ora si hanno due fori per parte quando viene inserito in una breadboard. Ho fatto anche questa modifica perché una fila di fori in più su una breadboard fa sempre comodo, soprattutto se si stanno facendo dei circuiti che necessitano di avere più cose connesse allo stesso pin. Essendo che ora si può alimentare la floppy board direttamente dalla USB, ho aggiunto un pin che porta direttamente la tensione in arrivo nella presa ad un qualsiasi circuito collegato. Nel caso in cui si sviluppi un sistema che viene alimentato dalla USB della scheda, si può alimentare anche l'ulteriore elettronica servendosi di questo comodo pin.
Come detto prima, ora, se fosse necessario, si può anche salvare dei dati all'interno di una EEPROM esterna. Sotto la scheda ho predisposto le connessioni per una EEPROM controllabile via I2C. Volendo, si può anche omettere questo componente, quindi la scelta è solo in base alle vostre esigenze. Soprattutto, si può scegliere le dimensioni della memoria. L'importante è che l'impronta e le varie tensioni siano compatibili. Ovviamente, come le versioni precedenti, tutta la scheda funziona 3x3, quindi anche le porte in uscita erano 3.3V. Ma una domanda che potete esservi fatti è: ma cosa posso fare con una floppy board 3.1? Beh, è una scheda adatta per una vasta gamma di progetti, come il controllo motori. Ad esempio, questo è un piccolo circuito che controlla un motore stepper con un L293D. Ovviamente può sostituire tutti gli impieghi delle vecchie versioni e qualsiasi altro progetto che vi possa venire in mente. Ora è il momento di mettere alla prova la floppy board 3.1. Come abbiamo fatto anche per le versioni precedenti, misuriamo la tensione in uscita dal pin 3V3. Ed essendo che ho preso lo stesso circuito della versione 2, l'uscita è pressoché 3.3V, quindi rimane una tensione utilizzabile per alimentare sensori o altre elettroniche esterne. Facendo qualche prova, ho notato che utilizzare la tensione in uscita dal pin 3V3 come riferimento per un circuito analogico esterno, come un partitore di tensione, anche effettuato con un semplice potenziometro, e leggendo il valore in uscita con la DC del microcontrollore, non si riesce a raggiungere il valore massimo, in quanto la tensione di riferimento della DC è quella diretta in uscita dal regolatore di tensione. Invece quella del potenziometro ha sempre la caduta di tensione di un diodo di protezione. Quindi in una possibile versione 3.2 della floppy board risolverò questo problema, o facendo un'uscita senza protezione, oppure utilizzando un MOSFET come diodo. Farò qualche prova e poi deciderò quale soluzione adottare. Se avete suggerimenti lasciate un commento qui sotto al video, sono sempre apprezzati. Concludendo, questa è la versione 3 della floppy board. Ora è molto più semplice da usare e con la possibilità di comunicare con il computer via USB i progetti possono aumentare a dismisura. Come preannunciato, questa terza versione potrebbe essere l'ultima in quanto non ci sono altre grosse migliorie da apportare. Sicuramente ci saranno delle revisioni con delle minori modifiche per migliorare la versatilità della scheda. Ho in mente di realizzare una scheda programmabile con già integrata l'elettronica di controllo per i motori DC e volendo anche per stepper, perché no? Vedremo come andrà avanti il progetto. Con il vostro supporto sicuramente riusciremo a fare crescere questa idea, quindi condividete il video per far conoscere il progetto ai vostri amici. Intanto un grazie a tutti per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi del progetto. In descrizione vi lascio tutti i link ai miei social dove pubblico aggiornamenti dei miei progetti. Per supportarmi con una piccola donazione per lo sviluppo di queste schedine o se ne volete acquistare qualcuna, potete passare sulla mia pagina Ko-fi. Il video finisce qui, quindi grazie e alla prossima! Probabilmente ve ne sarete accorti, ma la floppy board 3.0 dov'è finita? In realtà l'avevo fatta, solamente che sono scemo e ho sbagliato a collegare il TX, l'RX del CH340, che è il chip che ho usato per comunicare tra PC e la comunicazione UART del microcontrollore. Quindi ho dovuto rifare la scheda perché non era possibile farla funzionare e in più li ho anche un po' ridimensionata, un po' più stretta, si può vedere, un po' più bella in quanto ho aggiunto più scritte, le scritte tutte belle. E niente, questa sarebbe in realtà la 3.0, ma come ho detto sono scemo e ho sbagliato. Vabbè, così è andata.